Presidente Antonio Forni della Fiat Torino, buonasera. Stasera l'abbiamo vista battere 1500 circa, 5, un sacco di bambini, un sacco di ragazzi che sono venuti qui per la festa dell'Accademia Auxilium. Quanto è importante per la squadra, quanto è importante per la città una serata del genere? È stato veramente emozionante, sono veramente felice. La mia passione basket è nata in un ambiente come questo e si è fortificata qui. E rimane un mio obiettivo prioritario la crescita del movimento giovanile dei ragazzi. Io lo ricordo sempre, ho visto crescere mio figlio grazie a basket e vorrei che tutti i ragazzini, tutti giustamente, abbiano le stesse possibilità di crescita. Il basket è bellissimo, è divertimento, emozione, sono puro, ma è cos'altro, è anche uno strumento incredibile di formazione e di crescita, non solo fisica. E quindi io per questo sono qui stasera. Dopo la bella vittoria di Caserta si può ancora sperare nel Final Eight, ma qual è l'obiettivo della stagione? Come l'ha vista la stagione fino adesso? È soddisfatto? Beh, questa è una squadra che io amo, perché è una squadra che ha talento, carattere, spirito di gruppo, attaccamento alla maglia, voglia di lottare, ha tutte le qualità belle per il basket, per la stagione del basket. Io credo in questa squadra, non so dove arriverà questa squadra, non è la più forte del campionato sicuramente, probabilmente altre formazioni sono più forti di noi, però può puntare anche in alto. Siamo partiti dall'idea, l'obiettivo è quello di arrivare il più presto possibile alla quota salvezza, quindi la permanenza in A rimaneva il nostro obiettivo societario, ma ritengo a livello personale che la squadra possa ambire a qualcos'altro. A livello personale dico, vorrei tanto partecipare ai playoff e perché no, sono anche alla Fantasy in Coppa Italia, è la nostra portata. Ultima domanda, grazie allo sponsor internazionale che è la Fiat, può essere un sogno suo e dei tifosi portare prossimamente magari l'NBA anche a Torino? Intanto dipende non solo dalla Fiat, dipende dalla risposta che Torino darà. Noi aspettiamo ancora la risposta di Torino, e non parlo di Torino come pubblico, non parlo dei cittadini, non parlo dei tifosi che hanno già dato la loro risposta, e non soltanto quest'anno, anche lo stesso anno due anni fa. Parlo delle aziende, parlo degli sponsor. Ovviamente la Fiat, l'FCA, sarà, spero, da volano per crescere noi come squadra, come società. Però aspettiamo questa risposta delle aziende torinesi, che si accorgono di noi, si accorgono della crescita del nostro movimento. E di cosa vuol dire la pallacanestro a Torino? Siamo in realtà d'eccellenza al territorio. Il nostro palazzetto è sempre pieno, facciamo sold out e non solo. Abbiamo un'attenzione enorme a tutti i livelli. Quindi ci aspettiamo la risposta da Torino. Grazie. Grazie a te, grazie a voi.